Sono stati presentati questa mattina due concerti. Il primo sarà quello del 25 aprile a Cadimalanca, in occasione della tradizionale pranzo dei partigiani. L'altro invece si terrà a Russi il 1 maggio per la festa dei lavoratori. 25 aprile, 1 maggio, che concerti ci saranno? Allora, il 25 aprile e il 1 maggio, diciamo che la struttura di Cadimalanca, insieme in questo caso alla Pallacorda di Russi, ha, come dire, messo insieme, collaborando, i due principali eventi musicali che ci sono in queste due giornate importanti, legate ai temi della liberazione, della festa del lavoro. Quindi il 25 aprile a Cadimalanca, questo tradizionale appuntamento che vede arrivare tantissime persone al museo di Cadimalanca da mezzogiorno con il pranzo e poi con le premiazioni di Cadimalanca per i giovani che sono distinti per l'impegno legato alla musica sui temi della resistenza e della liberazione. Saranno premiati Cristina Ghirardini, che ha fatto un libro più CD bellissimo che ricorda i canti delle mondine di Lavezzola, e Enrico Farnedi, che ha fatto questa bella canzone Vendemmia sul tema della resistenza. Poi suonerà Frida Neri insieme ai Devils, una storica band faentina, mentre Frida Neri farà uno spettacolo proprio legato ai temi della resistenza. Il 1 maggio invece a Russi, organizzato dall'associazione La Pallacorda, ci sarà un momento legato alla musica metal indipendente, ma qui lasciamo la parola a Nicola che potrà spiegarlo meglio. Il primo maggio a Russi, che ormai giunge alla settima edizione, per noi è un momento comunque di confronto sia con il paese che anche con il territorio vicino, dando sia una data significativa all'evento che facciamo, ovvero il 1 maggio, la festa dei lavoratori, sia proponendo anche musica, diciamo, un po' diversa, un po' particolare. Quest'anno abbiamo due band che, diciamo, che uniscono sia la musica folk con la musica metal, ovvero due band folk metal, che sono i Folkstone e i Diabula Rasa, che appunto legano sia la tradizione, come può essere il folk, usando anche strumenti come cornamuse, bombarde, eccetera, sia una musica abbastanza giovanile e anche in parte di nicchia, come può essere il metal. Oltre a loro, comunque, avremo i Kissing Dynamite, che vengono come unica data italiana, che sono una band glam tedesca. Abbiamo 5 band locali, appunto per rimarcare sempre il fatto di vicinanza al territorio. Appunto, abbiamo scelto le band locali che secondo noi sia meritavano di più, sia che non hanno mai suonato al concerto, per dargli una possibilità magari di esibirsi davanti a un pubblico, diciamo, più ampio, dai. E poi il concerto incomincia alle 15, è gratuito, le band sono 8. Ringrazio per la collaborazione sia il comune che la provincia che la regione che quest'anno ci aiutano. Abbiamo gli sponsor maggiori e la collaborazione con Giordano. Francesca Diletta per Faenza Web TV.